Noi viviamo in un presente. Il presente, il nostro passato e il nostro futuro sono copresenti insieme tra di loro. E io quando ricordo il mio passato, non vado a ricordare e cerco dentro la mia testa le cose, ma ordino al mio cervello di leggere nell'ologramma esterno, come se fosse un disco, un hard disk, nel punto in cui sta in questo istante il mio passato. Professore, allora cerchiamo di riallacciare un attimo il discorso per far capire bene ai nostri telespettatori. In realtà possiamo dire che siamo come delle antenne che attraverso i cinque sensi sensoriali captano i vari bit di informazioni che arrivano nella retina attraverso la luce, quindi i fotoni, e l'udito, eccetera, eccetera, vengono decodificati poi dal nostro cervello e creano quella che è una realtà tutt'altro che oggettiva e reale, ma piuttosto illusoria. A questo punto, però, cominciando a dare prova dell'universo olografico, Bekenstein si occupò attraverso l'entropia della quantità di informazione che poteva essere contenuta in tutto l'universo. Bene, lui vide che, facciamo un esempio, ogni elettrone, ogni fotone, ogni singola particella subatomica può regare un bit di informazione o più. Quindi, se noi abbiamo un cubo di materia, questo conterrà certamente più informazioni rispetto a una sorgente di luce olografica che proietta lo stesso cubo olografico, ovviamente, in quanto lì parliamo di una superficie piana, mentre nell'altra è una superficie solida di materia. Bekenstein calcolò attraverso l'entropia uguale all'informazione che la quantità di informazione dell'intero universo era pari a circa 10-16 mm, ovvero la sorgente di luce olografica che svilupperebbe l'intero universo multiverso olografico. Sto spiegando male questo concetto con cui Bekenstein iniziò a dare le prime prove dell'universo olografico? Dunque, il problema, poniamolo in un modo più semplice, vediamo se ci riusciamo. Ci sono nell'universo degli oggetti molto piccoli. L'oggetto più piccolo dell'universo ha delle caratteristiche e si chiama, possiamo chiamarlo, che ne so, oggetto di Planck, dove l'oggetto più piccolo ha la lunghezza di Planck, che è la lunghezza più piccola che c'è, ed il tempo di Planck, che è il tempo più piccolo che c'è, e così via, e l'energia di Planck, che è l'energia più piccola che c'è. Questi piccoli pezzettini che costruiscono l'universo, bene, è stato calcolato che sono circa 10 alla 183, pensate, se, perché ovviamente sia Planck ha fatto questi conti, sia gli studiosi del cielo e dell'universo, quelli che guardano nel grande, sanno quanto è lungo l'universo e quindi possono fare questi conti. Sapete cosa vuol dire questo? Che se l'universo fosse un computer, come qualcuno suggerisce, ogni istante questo computer farebbe esattamente 10 alla 227 operazioni. Leggerebbe cioè tutti questi punti uno dietro l'altro, che sono questi puntini piccolini, che chiamiamoli rotoni di Planck, e praticamente lo dovrebbe fare in ogni unità macchina. Cioè è come se noi avessimo un computer che ha invece di 500 MHz 10 alla 227 MHz, una cosa incredibile. Chiaro che queste informazioni che sono qui dentro nella lettura, noi ci dobbiamo chiedere: ma chi è che fa la lettura? Perché ci sono le informazioni, ma chi cavolo la legge questa informazione? Ed ecco che nasce la necessità, sia per David Bohm che anche per Krishnamurti. Vi ricordo che Krishnamurti e David Bohm hanno scritto un libro insieme che si intitola Dove il tempo finisce, pensate, un grande filosofo indiano con un grande fisico contemporaneo, praticamente mettono a disposizione le loro conoscenze di lobo sinistro e di lobo destro, di immaginazione e di calcoli quantomeccanici, e stabiliscono che a leggere tutte queste informazioni c'è una cosa che si chiama coscienza. Ridetta in un altro modo, l'unica cosa che fa le misure non sono le apparecchiature, ma è l'operatore che sta dietro le apparecchiature.
si fa presto a dimostrare una cosa del genere, perché è molto chiara, secondo me. Quando io ho una matita davanti ai miei occhi e questa matita viene colpita da un fotone, diventa luminosa. Ma la matita, che è fatta di spazio, di tempo e di energia, non si accorgerà mai che è stata toccata da un fotone. Io mi accorgo che sono stato toccato da un fotone. E che differenza c'è tra me e la matita? Io non solo sono fatto di spazio, di tempo e di energia, ma c'ho una cosa in più, la coscienza. E dunque è la coscienza che fa la differenza, è la coscienza che è in grado di interagire con l'universo. E ne nasce una conclusione che è estremamente interessante, cioè noi siamo in qualche modo i creatori, i registi di un film, che è la nostra vita, in questo universo, e contemporaneamente siamo gli attori che recitano nello stesso film. Bene, professore, allora chiudiamo un attimo parlando di Carl Hogan. Carl Hogan è il direttore del Fermilab, dove c'è l'acceleratore di particelle Tevatron in America, e lui, attraverso gli studi di Pribram, di Bohm, di Bekenstein, eccetera, eccetera, fece questa considerazione. Il tutto deve essere originato da una pellicola cosmica bidimensionale, dove attraverso una spuma quantistica si generano le stringhe che poi generano il nostro universo o multiverso, e in questa spuma quantistica ci deve essere un rumore di fondo, la quantum foam o spuma quantistica, dovuto a questa proprio a ribollire di questa schiuma in perenne fluttuazione di spazio-tempo. Quindi si reca a GEO 600, che è un rilevatore di onde gravitazionali che si reca che si trova a Nover, e chiede il permesso al direttore di poter verificare, tramite questo righello lungo oltre 600 metri, di poter vedere se riusciva a captare questo rumore di fondo. E lì succede un po' quello che avviene nei film di fantascienza, perché quando va dal direttore di Danzman, mi pare si chiama, di GEO 600, la scoperta che gli dicono che loro hanno fatto è che da quando è in funzione loro hanno questo fastidioso rumore di fondo che, nonostante ripetute prove, non sono riusciti a togliere, e a quanto pare non esiste alcuna interferenza che genera questo rumore di fondo, avvalorando così la tesi di Carl Hogan di questa pellicola cosmica bidimensionale, di cui questa è la prima prova che esiste il nostro universo olografico proiettato da questa piccola pellicola cosmica bidimensionale. Adesso stanno cercando di mettere sotto vuoto GEO 600, e lì è rivolta l'attenzione mondiale di tutti gli scienziati, proprio per avere la certezza matematica che non ci sia nessuna interferenza. A quel punto, se il rumore di fondo rimarrà ugualmente, si darà per la prima volta la prova, la sconcertante prova, che il nostro contenitore corporeo altro non è che un contenitore olografico dentro cui diciamo la nostra coscienza riceve dei bit di informazione, li decodifica creando quella che è una realtà virtuale, possiamo dire così. A questo punto però anche i nostri pensieri sono generati solamente da questi bit di informazione, ma secondo lei, al di fuori del pensiero, se noi stacchiamo tutti e cinque i sensi e quindi come antenna non riceviamo più questi bit di informazione, che cosa rimane della coscienza? Cosa siamo? Allora, provo a risemplificare un'altra volta questo tipo di discorso.